il quadro economico di Primus è stato adeguato a quanto richiesto dalla norma. In esso sono presenti tutti i punti e tutti gli aspetti richiesti dal nuovo codice appalti. Aggiornato anche l'elenco delle categorie di opere generali e specializzate, presente nel programma. Adeguata l'interfaccia e le stampe del programma ai criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, definiti nell'allegato I-14 della norma. Mantenendo comunque la piena compatibilità con i file realizzati con le precedenti versioni del programma. Nella stampa dell'incidenza della manodopera è stato inserito il riepilogo delle categorie delle opere generali e specializzate. La norma infatti richiede l'indicazione del costo e dell'incidenza della manodopera per ciascuna categoria A, G ed OS. Adeguate le firme sugli atti contabili alla nuova figura del responsabile unico del progetto. Tutta la modulistica presente in Primus è stata aggiornata al nuovo codice appalti. Inoltre, nella modulistica Power sono stati aggiunti 17 nuovi modelli. Infine, anche ASBIM GDL, l'applicazione online per la direzione lavori, risulta pienamente in linea con il nuovo codice appalti. E rende disponibile da subito tutta la modulistica aggiornata al decreto legislativo 36/2023.